Abbiamo aspettato quasi un anno, abbiamo testato Stable Cascade, tutte le estensioni per Stable Diffusion XL, tutte le varianti, tutti i model custom e finalmente adesso abbiamo Stable Diffusion 3. Finalmente. Perché? Perché Stability AI? Perché? Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. È arrivato finalmente, lo aspettavamo da tantissimo. Piccola panoramica prima di passare alla guida e le considerazioni sul modello. Dopo quasi un anno, perché se non ricordo male XL è uscito agosto 2023, finalmente hanno rilasciato Stable Diffusion 3. Prima l'hanno rilasciato in versione API, utilizzabile tramite un abbonamento o pagando dei crediti e generando un po' la Midjourney, diciamo. Ma a noi ci interessavano i modelli open, che dopo tanto tempo e tante dichiarazioni sono usciti. Facciamo un piccolo confronto. Allora, Stable Diffusion XL aveva 2,6 miliardi di parametri, era basato su UNET, aveva un VAE da 4 canali e si basava su due text encoder, ovvero OpenClip, VIT, G e L. Confrontato con Stable Diffusion 3 abbiamo che ha 2 miliardi di parametri, si basa su MMDIT come architettura, ha 16 canali di VAE e ha 3 text encoder, ovvero i due già usati da Stable Diffusion XL e uno che si aggiunge che è il T5 XXL. Quando hanno dichiarato che avrebbe avuto 2 miliardi di parametri, tanti sono rimasti un po' così, perché sembrava quasi discendere come qualità. Molti si aspettavano un modello da 8 miliardi di parametri, che è quello che avevano dichiarato inizialmente, se non ricordo male, che dovrebbe essere quello che viene utilizzato tramite l'API sulla versione a pagamento. È anche vero che un modello da 8 miliardi di parametri, bisogna vedere se tutti riescono a farlo girare. È sempre rimasto questo dubbio, se una scheda video media ha la possibilità di far generare con un modello del genere, quanti giga di VRAM sarebbero richiesti e che potenza soprattutto. Certo è che almeno ci aspettavamo la stessa qualità con Stable Diffusion XL. Ora, le considerazioni su cosa succede, cosa viene generato e tutto quanto le vediamo alla fine. Adesso vediamo la guida su come si utilizza e che nodi vanno impostati col workflow che vi ho creato io. Ma prima di passare alla guida vera e propria vi faccio vedere tre immagini. Una di queste è stata generata con Stable Diffusion 3, una è stata generata con Juggernaut XL versione 10 e una è stata generata con PixArt Sigma con Refiner Slapnir versione FP16. Vedremo poi alla fine qual è quella di Stable Diffusion 3. Come spesso accade con un nuovo modello di Stable Diffusion, siamo su Hugging Face, che è diciamo il portale principale dove vengono rilasciati i modelli legati all'intelligenza artificiale. Qui vengono riassunte un po' le sue caratteristiche, la struttura su come funziona Stable Diffusion che abbiamo visto prima, vengono fatte alcune descrizioni, specificato che la licenza è non commercial use e nel caso vi serva dovete contattare Stability AI e chiedere informazioni. Ma quello che ci serve a noi è questa parte qua, dove ci spiegano i modelli un po' cosa includono, ovvero abbiamo SD3 Medium che è Stable Diffusion 3 senza clip e senza T5 XXL, poi abbiamo SD3 Medium con clips e con T5 XXL ma in versione FP16, abbiamo lo stesso con tutto quanto con FP8, poi abbiamo la versione solo con i clips e alla fine abbiamo la cartella con tutti i text encoder e i workflow. Perché questo riassunto? Perché i file che dovete scaricare non sono tutti, ma dovete scaricarli in base a come utilizzerete il tutto nel workflow. Se voi andate in file and version vedrete che ci sono vari modelli, non dovete scaricarli tutti, perché a parte che sono un'enormità di giga è già così, ma perché ne userete solo uno di questi. Io ho fatto i workflow utilizzando quello base senza i clip integrati e senza il T5 XXL. Perché l'ho fatto? Perché secondo me è meglio separare tutto, non avere tutto insieme. Io lo trovo un po' più comodo così e sono sicuro che se questo modello avrà un futuro, anche se è poco certa questa cosa, ma io spero di sì, perché almeno tutta questa attesa è bassa a qualcosa, ma vedremo nel tempo. Sicuramente andranno a fare il training su questo, non penso su questi qua con i clip inclusi, ma in ogni caso potrete sempre scaricarli e fare tutto con un unico passaggio senza dover usare altri nodi in più. Non velocizza l'esecuzione questa cosa, ma noi oggi useremo il medium.safetensor senza il resto e per
per scaricarlo cliccate la solita iconcina e fate download, e questi sono già i primi 4 giga 3 che iniziate a scaricare. A seguire andiamo in text encoder, qui dovrete scaricare sicuramente il clip G e il clip L, perciò fate partire download senza tanti problemi, mentre per il T5XXL avete la scelta fra l'FP8 e l'FP16. Hanno due pesi diversi, ma teoricamente questo è più orientato a chi ha una scheda video magari meno potente, e questo invece chi può usare la potenza massima, diciamo, anche perché non c'è un FP32 o altro. Io ho usato l'FP16, posso dirvi che con la mia 2070 riesce benissimo a generare senza problemi. Se siete in crisi con l'FP16, allora scaricate l'FP8. Torniamo indietro, e a questo punto magari vi è più chiaro a cosa servono questi qui. Ho aspettato a spiegarlo per farvi vedere esattamente i vari text encoder. Scaricandoli singolarmente, cioè SD3 Medium e i text encoder, poi nel workflow dovrete avere i blocchi che vi dividono i vari caricamenti. Se scaricate quello con soli clip, dovrete avere solo un caricamento del text encoder, che sarà il T5. Se invece scaricate questi dividendolo fra FP8 e FP16, come vedevamo prima, avete solo il caricamento di un modello principale e fa tutto quello. Come dicevo prima, questa scelta è solo se volete avere tutto incluso o meno. Io ho preferito dividerli perché credo sia più comodo avere le cose divise se le rilasciano divise. Tanto se fate la somma dei modelli, il peso è uguale. A questo punto ci sono alcuni workflow ufficiali, e una parte li troviamo qui e l'altra li troviamo su un altro portale che adesso vi faccio vedere fra poco. Se voi cliccate su Confio Example Workflow, abbiamo 3 workflow fatti da loro. Prima di vedere questi workflow, ovviamente, e probabilmente avrete finito di scaricare i vostri modelli, dovete metterli in questa cartella. Andate in Checkpoint e qua va messo quello di SD3. Io l'ho rinominato così, potete rinominarli come volete, perché tanto poi a lui non gli interessa il nome, gli interessa che lo selezionate giusto nel caricamento. Tornate su D1 e in Clip mettete Clip G, Clip L e il T5XXL, in questo caso ho preso l'FP16 o l'FP8 se desiderate usare quello. E in questo modo avete sistemato i modelli come servono. Ora dobbiamo essere sicuri di avere le cose aggiornate, perciò tornate nella cartella principale di ConfUI, andate nella cartella Update e fate l'aggiornamento di ConfUI e delle dependencies di Python. Qui, come sempre, si ferma, vi chiede di premere un tasto, gli date l'ok e lui parte a fare un controllo di quello che ha aggiornato e quello che no, e scarica i pacchetti che gli servono. Così siete sicuri di avere le ultime versioni. E in questo modo vi aggiorna anche ConfUI. A questo punto possiamo vedere, cioè, quello basic, quello col multiprompt e quello con l'upscaling. Vedremo il basic perché poi andremo più in dettaglio con i workflow che ho creato io. Mentre gli altri workflow li trovate negli example di ConfUI, questa famosa pagina, dove ci sono alcuni workflow famosi di base per poter generare con determinati flussi. Se voi andate qui dove c'è SD3, come sempre questo workflow lo dovete solo trascinare dentro a ConfUI, perché qualsiasi immagine generata con ConfUI al suo interno ha le informazioni che servono. Ovviamente non dovete modificarla perché sennò potrebbe perdere i metadati, quello che contiene tutte queste informazioni, e comunque ve lo specificano qua sotto. Il primo workflow è se usate il modello che ha tutto incluso, di conseguenza avrà solo un caricamento del modello, mentre il secondo workflow è se avete scelto di dividere i text encoder con il modello principale. Ve li faccio vedere questi per farvi capire una cosa che secondo me è abbastanza importante. Andiamo su ConfUI e lo apriamo. Se volete, in questo momento fate anche un manager update all, ma facendo quel bat di prima avete già aggiornato ConfUI, e qua sulla destra dovreste vedere le notizie nuove, soprattutto la versione che avete, ed essere sicuri di avere aggiornato tutto, anche perché i nodi che vengono usati sono di ConfUI, non sono nodi esterni, li vedrete solo se aggiornate ConfUI. Vediamo velocemente questo workflow per vedere un dettaglio in particolare, perché poi lo vedremo in modo più preciso su quello che ho fatto io. Allora, vedete che questo è quello di Hugging Face, e vi fa fare dei giri aggiungendo anche dei conditioning al negative e arrivando qua mettendo un CFG a 4.5 degli step a 28 usando questi sampler name. Qua c'è anche un model sampling e sembra tutto
progetto molto elaborato per far qualcosa di particolare, ma quando poi andiamo a vedere quello di Confio Example è ancora diverso ed è estremamente più semplice. Io facendo vari test ho capito che non c'è bisogno di complicarsi la vita come col workflow di Hugging Face, e a quel punto l'ho ripensato su quello di Confio Example. Ma qui potete vedere che il sampler è un altro, il CFG è ancora diverso, così come gli step, rimane uguale lo scheduler. Sono due fonti ufficiali, ma danno dei dati diversi, e questo mi ha fatto capire che non c'è una via precisa da utilizzare. Un'altra cosa che mi ha fatto riflettere è che in questo di Confio Example, nel dual clip o triple clip, carica come primo la L, come secondo il G e come terzo il T5 XXL. Quando torniamo su quello di Hugging Face, lui mi carica prima il G, poi l'L e poi il T5 XXL. Sono invertiti questi due. Questa cosa mi ha fatto quasi capire che è indifferente come vengono messi o che è possibile cambiarli per avere risultati diversi. Io ho provato a cambiarli di posizione, ma i risultati a me non migliorano. Ma visti questi due in modo così approssimato, vediamo in dettaglio quello che ho fatto io. E per far questo faccio un clear e dal pack che trovate in descrizione apro questo qui. Faccio apri. È molto vicino a quello di Confio Example. Qui cosa ho fatto? Come dicevo prima, io ho scaricato il modello senza clip e senza T5 XXL perché ho preferito dividerli. Dopodiché ho fatto il loader dove carico l'L, il G e il T5. Come dicevo prima, un workflow mette prima il G, un altro workflow mette prima l'L. Non ho ben capito se c'è un ordine preciso giusto. Soprattutto il T5 deve essere il terzo, potrebbe essere il primo. Migliora il fatto di essere il primo e il secondo. Secondo il terzo. Io non ho visto cambiamenti cambiando questi due. A seguire abbiamo il prompt e il negative. Questo ci concentriamo dopo perché è particolare. Qua sotto, come sempre, abbiamo la risoluzione e, come spiegavano loro, deve essere attorno al megapixel complessivo e un multiplo di 64. Non ci sono nuove risoluzioni in realtà, perché non ho letto da nessuna parte che questo modello, che ne so, fa 2000x2000 o 3000x3000. Io sono dell'idea che usa le stesse risoluzioni di Stable Diffusion XL e di conseguenza ho rimesso lo stesso nodo con le stesse risoluzioni. Qui abbiamo il key sampler, è sempre lo stesso, uguale a Stable Diffusion XL senza refiner, quello che stiamo usando negli ultimi tempi un po' tutti. Abbiamo gli step, ho visto che non c'è un gran cambiamento a salire tanto, non migliora. Il CFG brucia l'immagine abbastanza se si va su 8, ho visto che su uno era 4,5, sull'altro 5,5, si può giocare su questo valore. Il sampler name invece è molto importante perché molti di questi non funzionano, o almeno a me danno un risultato pessimo o da proprio degli artefatti incredibili. Di base loro danno il DPM++2M. Io ho visto che adesso tanti stanno consigliando di passare a un IPC ed effettivamente ho avuto dei bei risultati, ma non ho dei cambiamenti così grossi da dire assolutamente mettete un IPC perché sennò vi viene brutto. Non li ho provati tutti però, ma sicuramente questi li ho provati e nessuno di questi mi andava. Euler e Euler A funzionano. Il wide code l'ho messo tale ed così andiamo un po' più veloci, e poi c'è il salvataggio con la preview. Come velocità vi dico, usando le risoluzioni di Stable Diffusion XL, io ci metto lo stesso tempo, anzi forse anche un po' più veloce di Stable Diffusion XL. Il grosso problema sono i risultati, che purtroppo, per quante prove ho fatto io, sono assolutamente lontani da quello che ci si aspettava. Ora parliamo del prompt. Allora, adesso vi spiego perché è scritto così. Prima di tutto però torniamo su Hugging Face. Qui in mezzo a tutti i file avete un SD3 Demo Prompts. Voi lo aprite cliccandoci sopra e avete dei prompt di esempio per farvi capire com'è da scrivere adesso. Ora, quando voi guardate questi prompt vi viene da dire wow, spettacolo, adesso possiamo scriverlo come se fosse una descrizione, un racconto e così via. Secondo me no, perché sono dei prompt molto generali. Per esempio, prendete questo, il selfie di un mago con una barba lunga, vestito di viola, apparentemente nel centro di Tokyo, probabilmente preso da un telefono. Questo cosa significa fare un prompt così? È ovvio che verrà fuori un qualcosa di questo tipo. Il problema è che non è che bastano dei palazzi con le scritte
mente tipo gli idiomi giapponesi o cinesi per dire e allora forse a Tokyo, ma nessuno di noi genera cose così approssimate. E sono un po' tutti così questi prompt, alcuni lunghissimi, ma che poi in realtà quando genera fa un po' quello che vuole lui, non li segue, non fa quello che gli scrivete. Se fate piccoli prompt con cose semplicissime tipo fammi una palla con una colonna di fianco, allora buonanotte te lo fa, però qual è l'utilità? Così come scrivere mettimi la parola, molto spesso lo fa. Il problema è che spesso lo fa su superfici bianche e a chi serve questa cosa? Perché non si integrano minimamente. Ora, adesso, il mio prompt lo tolgo un attimo e qui dentro gli butto uno dei loro prompt per vedere cosa viene fuori. E prendiamo proprio ad esempio questo. Glielo metto qui e lo faccio generare così com'è. Ha completato di generare e questo è il risultato. Ora, al primo colpo d'occhio uno potrebbe essere anche soddisfatto, però c'è un problema, secondo me, di base, che non ha nessuna profondità questa immagine e soprattutto si mostra uno dei problemi che fa sempre, ovvero vi fa il soggetto impalato davanti al centro dell'immagine. E per evitare questo problema è un qualcosa di macchinosissimo. Lui si fissa che vuole fare il personaggio così e dovete fare un prompt incredibile per dirgli di non farlo al centro che vi guarda in camera, perché una generazione in questo modo è terrificante. A seguire, questo è Tokyo, questa è una città con dei segni giapponesi, cinesi, qualcosa che non è riconoscibile ovviamente. È un mago? Non lo so, questo è solo una persona vestita di viola, cioè capite? Ci si aspettava tanto di più e questo è approssimato e messo giù in un modo veramente discutibile secondo me. E vi assicuro che fare un prompt in questo modo è ancora più complicato perché in realtà non vi sta seguendo. Questa è una foto fatta da un cellulare? E come fai a dirlo? Cioè, dammi un segno di riconoscimento tale che sia fatta col cellulare. Io ci ho perso su ore per cercare di fare qualcosa di bello. Il problema è che finché voi state sui prompt che hanno fatto loro, che sono veramente banali e approssimati in una maniera assurda, che penso siano stati studiati per darvi dei risultati accettabili, allora avrete quei risultati. Nel momento in cui fate qualcosa di diverso, va tutto a quel paese. Ora proviamo a tornare al prompt che avevo messo io. Questo prompt ci ho messo veramente tanto per crearlo e per riuscire a fargli fare qualcosa che minimamente si avvicinasse a quello che gli volevo dire io. Siccome stiamo parlando di un modello nuovo, di un modello che deve far cose più belle di Stable Diffusion XL, non posso impazzire in questo modo per avere qualcosa come risultato. Io quello che gli dicevo era semplicemente questo: una foto di un orso vestito con un'armatura a tre quarti, è un viaggiatore del tempo in una stazione spaziale, usa un tablet per controllare le operazioni di un gruppo di criceti. Ovviamente gli ho fatto una cosa complessa perché volevo vedere cosa mi dava come risultato. Lo stile è quello di Blade Runner, la luce volumetrica all'alba. Poi vabbè, l'ho semplificato, non ho proprio fatto una descrizione in modo corretto, ho fatto un po' un mix anche con Stable Diffusion XL. Sul suo petto c'è la parola e ho messo Den87 per vedere cosa creasse. Ora facciamoglielo generare e vi fate un'idea. Ha terminato e questo è il risultato. Questa roba qua. Partiamo dalla scritta, che dovrebbe essere il suo cavallo di battaglia. Ok, 9 volte su 10 mi fa la scritta giusta, ma non so perché l'8 non gli piace. L'8 non lo prende quasi mai. O fa il 3 o fa altri numeri, però il resto lo prende abbastanza bene. Il vero problema è che spesso queste scritte le butta dentro così, senza un perché. O cosa peggiore, fa un contorno bianco buttato là, come se fosse un'etichetta. Per raggiungere una roba così fatta male, la si può fare tranquillamente in un programma di foto editing, ma comunque in generale una scritta chiunque può aggiungerla in un programma di foto editing. Secondo me non è quella la cosa particolare era poter ricreare testi interi dentro a una generazione. Qua si fa veramente fatica a fargli scrivere una parola, figurarsi fare una frase intera, e non sto parlando di fare la scritta a tutto testo, una roba banale che chiunque poteva farlo già prima che con Control Net. Qua stiamo parlando di inserire piccole parole all'interno della generazione, che è la cosa più importante secondo me. Ma tralasciamo quello. Come vedete, questo orso ha delle zampette un po' corte. Non si sa perché. Oltre a questo, mani, piedi, cose di questo tipo le fa incredibilmente peggio rispetto a Stable Diffusion XL. Sono terribili, proprio terribili. Neanche la 1.5 forse faceva cose così brutte. Come vi dicevo prima, personaggio sempre in mezzo, su quello non si scappa ed è assolutamente difficile dirgli fammelo di qua, fammelo di là. Sarebbe più che necessario avere un modello di ControlNet su questo modello, perché affidarsi a prompt significa che fa sempre quello
quello che vuole lui. Seconda cosa, questa non è una foto, lui può dire quello che vuole, ma questa è un'illustrazione. E quando in Stable Diffusion XL io gli dicevo fammi una foto e nel negative mettevo illustrazione, come ho messo qua, lui mi seguiva e veniva fuori un effetto foto. Qua se ne frega, se io continuo a fare genera, lui continuerà a fare il personaggio sempre in mezzo e sempre con questo stile, e vi assicuro che farà il pelo sempre nel medesimo modo, non si schioda da questo stile che ha applicato a questa immagine. E questo risultato l'ho raggiunto una volta che ho capito che ogni parola importante, ogni concetto importante, dovevo dargli un valore più alto, altrimenti fa quello che vuole lui. In alcuni casi segue da solo senza che gli do questo valore perché sta seguendo, in alcuni casi se ne frega letteralmente perché spesso non me lo mette questo qui, lo stile di Blade Runner se ne è fregato altamente, non l'ha seguito, luci volumetriche pure quello non l'ha fatto, stessa cosa qua, Time Traveler non l'ha fatto, non ha fatto che era a tre quarti perché proprio per evitare che me lo facesse di fronte. E adesso facciamo una prova, io tolgo tutti questi valori e facciamo un'altra generazione. Ok, in questo caso vedete che comunque il prompt è scritto come lo scrivevano loro, forse con le parentesi magari poteva fregare, ma è descrittivo come l'hanno fatto loro. Ma vediamo cosa combina così, senza dargli un peso maggiore alle varie parole. Ok, terminato, non voglio fare cherry picking, lascio la prima generazione, che a colpo d'occhio uno potrebbe dire beh ma te l'ha fatta anche meglio di prima. Dipende dal punto di vista, sicuramente le gambe sì, me le ha fatte meglio di prima, non so perché prima me le ha tagliate, ma ricordiamoci che io gli ho chiesto una foto, non gli ho chiesto un'illustrazione. Continua a farmi il personaggio centrale con sto tablet in mano, ma non fa nulla di tutto quello che gli ho chiesto. Qua ci sono molte cose che vengono completamente saltate. Poi è ovvio che uno potrebbe dire sì, ma come fa a interpretare che è un viaggiatore del tempo? Non lo so, però quando io le scrivevo su Stable Diffusion XL queste cose, un minimo le interpretava, anche nel modo sbagliato, ma un minimo le interpretava, gli dava un suo senso, poi le toglievo, le mettevo in base a quello che volevo. Una cosa che posso dire è che le generazioni tutto sommato sono carine, se escludiamo le mani, piedi, tutto il resto. Se dovete fare illustrazioni soprattutto fa delle cose abbastanza interessanti, ma il problema rimane però una cosa che potrebbe essere un grosso problema per tanti, che va anche a inficiare su altre generazioni da quanto ho letto, ovvero il fatto che è censurato. Voi non potete assolutamente generare nudi di persone. Questo significa che quando andate un pochettino oltre, lui comunque interviene e vi fa una generazione terrificante. Adesso non staremo a vedere tutti i vari esempi di cosa viene fuori quando fate una generazione, però per quanto possa sembrare bella questa generazione, che tra l'altro come vedete mi ha sbagliato ancora l'8, lui o fa il 3 o fa il 9 o fa altre cose, comunque sia, se generate da un po' capite quanto è problematico questo risultato. E dopo tutti questi problemi ho pensato, ma allora sta a vedere che forse il workflow con 3 prompt è la soluzione. E allora ho creato un workflow sulla base del loro esempio, facciamo un clear e carichiamo questo. Questo è sempre con 3 clip che vengono caricati, sempre qua non si capisce come devono essere messi in ordine, boh. Per ogni clip abbiamo il suo prompt. Vi spoilerò il finale, no, non cambia assolutamente una cippa di niente. I problemi rimangono ed è assolutamente terrificante quello che vi dà come risultato. Il problema qual è? Non è tanto che dopo ore si arriva a qualcosa di carino, neanche di bello, di carino. Il problema è che non dovrebbe essere così. Se io con Stable Diffusion XL in pochi minuti genero già qualcosa di carino, poi non ci devo perdere le ore perché c'è qualcosa che non va allora. Questo modello nuovo mi deve semplificare la vita. Io qui ho provato a mettere solo un prompt, a metterne due, a cambiare questo, a cambiare l'altro. Non si capisce esattamente in che modo interviene, perché quando pensate di aver trovato una quadra e aggiungete un'altra parola, improvvisamente la generazione cambia del tutto e si va verso un risultato pessimo. Però ripeto, se il vostro fine è solo di fare una generazione con una scritta, faccio un esempio, torniamo a quello di prima, e qua gli dico dovrebbe farci una piccola casetta con un cartello con scritto ciao a tutti, vediamo se ce la fa, perché non è neanche detto che ce la faccia. Ok, terminato, e ci ha fatto questo risultato. Vedete come svariona completamente, cioè ha fatto una bella generazione, perché non si può dire che sia brutta, è anche abbastanza realistica. Per avergli detto solo una piccola casa ha fatto quello che poteva, ma questa scritta non c'entra assolutamente nulla con tutto il resto. E poi vi posso dire, basta imparare veramente le basi di un programma di fotoritocco per fare una roba simile? Non c'era bisogno di Stable Diffusion 3. È questo che mi lascia abbastanza così. E spesso quando ho fatto una frase molte parole vengono male, alcune vengono perfette. Non
so se forse le parole più usate vengono meglio, non ho idea perché ho fatto un po' di prove, ma non c'è una linea che lega gli errori che vengono fuori. Però in generale vi posso dire, è bello sperimentarci su per capirlo, ma quello che mi auguro è che o Stability AI faccia come con Stable Diffusion 2.0 e rilasci una nuova versione fra poco, o che la community in qualche modo, ma io non so dirvi in dettaglio, riesca a intervenire su questi modelli e far qualcosa di meglio. Dovete provare, se provate in base alle vostre generazioni magari per quello che fate voi è meglio. Sicuramente i test di persona vanno sempre fatti piuttosto che guardare soltanto una guida. Che dire, un po' come tutto il popolo di internet, e potrete vedere anche le decine di post e di immagini pubblicate su Reddit nel canale ufficiale di Stable Diffusion, sono rimasto un po' così. Tutta questa attesa, tutte queste promesse si sono trasformate in un modello che è pessimo. È vero, non è completamente pessimo, perché voi potete generare anche belle cose con Stable Diffusion 3. Non fa schifo completamente. Anzi, se riuscite a beccare il giusto prompt, fa delle belle generazioni. Non è peggio di Stable Diffusion XL in molti contesti. Anzi, in molte cose potrete fare anche cose più carine, senza impazzire con mille nodi. Il problema, secondo me, è che era un discorso ovvio e basilare che dovesse essere incredibilmente meglio di Stable Diffusion XL, perché già Stable Cascade non aveva convinto, dato che in molti contesti non dava risultati migliori, ma spesso faceva una messa a fuoco incredibile, un po' come Pixar Sigma, ma almeno dei bei risultati li dava il più delle volte. Qui spesso non segue quello che gli dite. Io vedo che tanti dicono: ah, segue benissimo il prompt. Se per voi generare significa dirgli fammi una palla con un quadrato, uno deve essere rosso, l'altro deve essere blu, e siete contenti così, va bene, che belle generazioni, però io sono dell'idea che ha senso dire comprendo tantissimo il prompt se gli dico una cosa veramente complessa, tipo un cavallo con le ali di drago che guida una Ferrari sopra una nuvola, e mi devi fare esattamente quello che gli ho detto. Non lo fa questo Stable Diffusion 3, ci si può girare intorno a quello che si vuole, e questo nuovo modo di fare i prompt, che deve essere descritto in modo romanzato, io non lo trovo così applicabile, perché più delle cose le ignora completamente. Anche i prompt che mettono loro di esempio sono proprio generali in un modo tale che può venire fuori qualsiasi cosa e il risultato si avvicina. Però è facile fare un prompt così, perché è talmente poco dettagliato quello che gli sto dicendo che comunque mi andrà bene. Io invece voglio un qualcosa di molto dettagliato. Stessa cosa per il testo. Ok, bellissimo, il VAE a 16 canali permette di fare un dettaglio maggiore rispetto al VAE a 4 canali, perché ha un dettaglio di più sulle lettere e tutto, ma il più delle volte ingloba il testo in un modo troppo piatto, troppo poco inglobato nell'immagine. E anche lì, se uno deve fare solo l'immagine con il testo e basta, ma bastava ControlNet per fare queste cose, non capisco, basta un programma di editing basilare per inserirvelo dopo il testo. Non è quello che mancava veramente a Stable Diffusion. Tutto questo interesse verso il testo mi sembra sempre un po' esagerato. Io posso capire invece se gli dico generami un libro dove da qui io devo leggere la Divina Commedia e ti metto un pezzo della Divina Commedia. Allora nella generazione io vedrò il libro, magari messo in diagonale, in modo ambientato comunque, dove io posso leggere la Divina Commedia e il pezzo che gli ho messo. Ma questa cosa è letteralmente impossibile in Stable Diffusion 3, ma è anche normale, è troppo avanzata come cosa. Per quanto riguarda invece l'anatomia dei corpi, è completamente sbagliata. Molti danno la colpa a questo col fatto che sia stato censurato, ed effettivamente è censurato Stable Diffusion 3, non avrete proprio modo di fare un nudo o qualcosa di diverso su questo genere. Lui si fermerà molto prima, ma io sono dell'idea che non è la censura che ha creato questo problema, perché anche Midjourney e anche da lì sono censurati. Qua c'è proprio un problema di base che non hanno risolto. Sono arrivati al punto di rilasciarlo senza aver risolto questi problemi, ma millantando cose anche a pochi giorni prima del rilascio. E vi posso assicurare, non è il prompt come lo scrivete, o probabilmente hanno fatto degli sbagli tale che dovete inserire determinate parole, evitarne alcune dentro al prompt. Allora in quel caso tu che l'hai creato mi devi dire cosa non devo scrivere e cosa devo scrivere, allora lì ci capiamo. Ma a parte questi prompt messi come demo che sono utili assolutamente a far niente, come sempre Stability AI non è che si sbilancia più di tanto, ma avete visto anche nella guida, il workflow che prendete da Hugging Face non è lo stesso che prendete da Confluo AI Example. Hanno nodi diversi, hanno impostazioni diverse. Qual è la via giusta? È sempre così con i modelli di Stability AI quando vengono rilasciati. Io spero che si possa fare del fine tuning, che possa
possono sistemare queste cose, ma vedo che tanti sono molto resti perché la licenza è veramente chiusa e lavorare così tanto su un modello che poi non può essere usato commercialmente a molti non interessa. Non è un qualcosa a cui vogliono dedicare hardware, tempo e fatica senza poter avere un ritorno di qualche tipo, perché magari riesce chi lo crea ad avere un ritorno in qualche modo, non so come, ma magari riesce. Detto questo, ora vi posso dire qual è l'immagine generata con Stable Diffusion 3, e fra tutte e tre, questa è quella fatta con Stable Diffusion 3, questa è quella fatta con Juggernaut XL10 e questa è fatta con Pixar Sigma più Sleipnir come refiner. Per farvi capire meglio, l'immagine che ho messo in copertina è stata generata con questo prompt e io, per arrivare a fargli fare quel risultato con questo prompt, ci ho messo veramente un sacco, perché non segue il prompt, c'è poco da fare. Se poi ci sono dei sistemi particolari o dei metodi che sanno solo loro e qualcuno ha scoperto e ancora non ha diffuso, potrebbe anche essere, perché siamo solo all'inizio. Io spero tanto che Stability AI prenda in mano la situazione, come è successo con la 2.0 e la 2.1, capisca cosa ha fatto e almeno come ultimo modello, perché sicuramente questo sarà l'ultimo modello gratis di Stability AI e di Stable Diffusion, faccia questa sistemazione, un 3.1, un 3.5, quello che vuole, ci regali l'ultimo modello libero in modo tale che su questo poi verrà fatta tutta l'evoluzione successiva. Speriamo tutti che ci ascolti Stability AI e soprattutto che guardi i post su Reddit, su Twitter, su tutto quanto, anche se da quanto ho visto ci sono personaggi di Stability AI che hanno iniziato a rispondere in modi pessimi. Ormai tanti non capiscono che non devono rispondere di pancia sui social, devono pensarci un attimo, star zitti e lasciar sfogare la community. Come sempre, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e commentate cosa ne pensate di questo modello, se voi magari vi trovate bene, vi piace, se avete trovato un filone che riuscite a generare bene, perché non è detto che sia sempre negativo il risultato. Non dimenticatevi il server Discord, dove magari parliamo in modo un più ampio di questi argomenti e condividiamo anche i lavori, e ci vediamo alla prossima guida, allora, sperando in qualche bel aggiornamento da Stability AI. Ciao!